Nicola, allora andiamo al caso del giorno, se si può. Ieri si è parlato di Nicola Fagioli, oggi, che per me è la nostra fonte, diventa Fabrizio Corona. Non so, qua, una vostra riflessione anche su questo. Cioè, ragazzi, alla fine lui dimostra di avere, in modo improprio, con poca eleganza, poco rispetto, tanti difetti, alcune notizie che altri non hanno. Poi devo dirvi una cosa, faccio una premessa: molte cose le sbaglia completamente. Cioè, la Juventus Fagioli non lo mette mai fuori rosa. Fagioli si fa male a un certo punto, ma non è che lo becchino con le scommesse, lo tengono fuori rosa 2 mesi, non si allena. No. Non è vero. Cioè, lui non, anche oggi dirà altro. Non crediamo a ogni cosa che dice. Si capisce che ha delle imbeccate da un mondo, no? Dal deep world, forse. Non so cosa sia. Non lo so. Che riflessione fate intanto su questo? Partirei da Andrea e Nicola proprio su questo. Cioè, nel senso, noi stiamo aspettando che a una certa ora parli Corona per Corona dirci si dica. che... Boh, che da una parte tutto questo, insomma, mi fa sempre riflettere sul ruolo delle procure, ma questo ne sai più tu di me, Massimo, perché insomma sei avvocato e sai bene come funziona il mondo della giustizia. Quindi queste commistioni tra notizie, non notizie, indagini, non indagini, eccetera. Però ecco, questa di Fagioli era una notizia che alcuni dicono che sapessero già da prima, quindi evidentemente, insomma, Corona rispetto ad altri ha avuto solo la voglia di dirla, mentre invece altri per correttezza l'hanno tenuta per sé, hanno aspettato gli sviluppi estremi. Questo è quanto penso io. Che ci siano altri giocatori o meno mi dispiacerebbe molto, però devo dire che statisticamente mi sembrerebbe anche normale, perché se no, insomma, tutti quanti quelli che stanno giocando questo campionato nella Juve, insomma, mi sembrerebbe un pochettino strano. Immagino che se c'è un giro di scommesse ci siano varie persone coinvolte, quindi questo non mi turberebbe. Ogni volta però penso che c'è sempre quello della Juve che esce per primo, ma vabbè, che ne so io, vedremo. Sarà un Questo però è po' un anche percorso questa parte. particolare, cioè questo anche atto di collaborazione proprio per affrontare. Qua stiamo parlando, io credo, è delicato, secondo me qui si deve affrontare un argomento anche diverso di problematiche, di riuscire a un certo punto ad affrontarle dopo la negazione per poi risolvere quello che è un problema e questo è il passo principale. Poi tutto quello che possa venire fuori tra ciò che si può fare e ciò che non si può fare, tra ciò che ha degli sviluppi in ambito sportivo oppure soltanto a livello personale, è tutta una conseguenza. Aspetterei un attimo e prima di tutto, se quello che si sussurra da tempo, che sta venendo fuori comunque in queste ore, la priorità è riuscire a fare in modo che il ragazzo sappia come gestire questa situazione perché è ancora in tempo per non rovinare, no, non gettare tutta l'aria. Ragazzi, ricordiamolo infatti questo, l'abbiamo qua che c'è lo spazio per argomentare senza piccole frasi in televisione, si può dire. Cioè, ove si trattasse appunto, si parlava di questo, di un ragazzo che gioca da tanti anni, di ludopatia, si parla di una patologia, comunque nessuno vuole insegnare nulla, tantomeno di medico o di patologico, però si parla di una patologia in cui il primo pensiero della Juventus, quando io ho avuto la possibilità, ora appena uscita la notizia, di parlare con qualcuno, è intanto pensare al ragazzo. La prima cosa è quella, è che poi siano 3 mesi, 6 mesi, squalifica, 1 anno, 2 anni. Cioè, la prima cosa su una cosa del genere, ribadisco, non è uno che fa una cretinata, che si ubriaca una sera o che... Cioè, diventa, se è così, ribadiamolo ancora una volta, è una patologia dalla quale tu puoi pure avere solo 3 mesi di squalifica, mettiamo, o niente, o 6 mesi, ma devi uscirne. Oppure al contrario, puoi avere 2 anni, ma se ne esci bene, poi magari ne esci al ragazzo più forte. Cioè, quindi non è solo un discorso quanto verrà squalificato Fagioli, c'è un'attenzione al ragazzo che se ha capito, se vuole farsi aiutare, se ha la possibilità di uscirne, se così ribadisco, è la cosa più importante, Nicola. È una banalità quella che sto dicendo, però credo sia questo il centro stavolta, no? No, è quello che Sì. cercavo di dire anch'io, se mi è permesso una metafora un po' ardita, tra mille virgolette, è la stessa differenza che ci può essere tra un atleta che viene pizzicata all'antidoping per delle sostanze
che migliorano le prestazioni e chi ha un problema di dipendenza da droghe piuttosto che da altre sostanze. Mi pare che stiamo mettendo, ma non noi, in generale, nel circo mediatico che purtroppo è favorito dalla pausa nazionale nella quale viene fuori la colf di Lautaro Martinez, la piscina di Rui Patricio, perché questa è l'ultima notizia di oggi, che è la piscina fuori norma di Rui Patricio, e mettiamo sullo stesso piano anche le scommesse di Fagioli. Ecco, secondo me qui stiamo mischiando un po' di robe, no? Allora, un discorso è una persona che si vende una partita, un calciatore che si vende una partita nella quale gioca, di cui è parte in causa, e questa è una colpa gravissima, naturalmente, che meriterebbe anche radiazione. Poi Premesso che c'è e chi l'ha non è questo fatto, il caso. non E è non è questo il questo il caso. No, ma caso. permettiamo che c'è chi l'ha fatto e gioca a calcio come? Almeno secondo le sentenze e tutto il resto, eh. Certo. Poi c'è un discorso di fondo, che era quello un po' che cercavo di fare con Massimo, no? Carrera, cioè ragazzi di 18-19 anni che magari si ritrovano in un giro più grosso di loro e che con grande leggerezza prendono delle cose, di va, facciamoci una scommessetta di qua, di là, eccetera, eccetera, che non è neanche di questa generazione, perché l'abbiamo visto anche in generazioni precedenti, ma senza dolo, soltanto con colpa, e questa è una roba. E poi c'è un discorso ancora diverso, che non so se sia il caso di Fagioli o meno, che è una ludopatia, che è una dipendenza, che però lì bisogna solo stare zitti e dire aiutiamo una persona, punto. Cioè non è che c'è molto da stare a discutere, ah ma siete sempre voi, ah ma siete sempre voi. Ma allora che Rui Patricio si fa la piscina fuori uso e dico ai romanisti siete sempre voi. Questa è la roba che proprio mi manda in bestia, perché siamo di fronte a un'opinione pubblica, tra cui anche noi certe volte, che guarda il mondo da una curva. E tutto quello che accade viene filtrato attraverso la curva dalla quale stai guardando la cosa. Ma insomma, ma se c'è una ludopatia, ma concentratevi sulla luna e non sul dito, non sulla maglia che indossa sta persona. Però tu Andrea fai un discorso inimmaginabile, ma tu figurati che gliene frega all'anti-juventino di turno che ti manderebbe in Serie B pure se Ma vedesse, non so, nessuno ci avrà una che vita, ci avrà una famiglia, ci avrà un lavoro, sarà un uomo, sarà andato a scuola qualche volta, o nella hai. vita fa professione Davvero. anche io. Capito? Cioè, che vuol dire Juve? Ma che stiamo dividendo? Cioè, a me se, purtroppo mi sembra che purtroppo che sia sempre così, ma non vale soltanto nel calcio. Cioè, ci stiamo dividendo in ultra e siamo ogni volta chiamati per Ah, forza a scusa Andrea, prendere però ti devo dire una cosa, senza tornare ora su plusvalenza e compagnia, chi se ne frega? Le rimborsa, non le rimborsa? Ma io ho visto le stesse persone dire, ma no, guarda che se noi scambiavamo due 17enni sconosciuti 15 anni fa, 20 anni fa, a 5 milioni l'uno, oppure pensiamo a quelli del Napoli, così difendono quello e poi dicono è scandaloso che tu abbia venduto Orsolini a... e, si... e veramente pensano di essere i bravi cittadini contro te che sì. sei, che No, appoggi questo. delinquenti. Cioè, ragazzi, ma dici una cosa per me giustissima, ma talmente ovvia che quasi fatico a Lo so, seguirti, però ho eh. capito, mi fa male. Cioè, a volte mi fa ridere, a volte mi fa male. Mi fa ridere quando su Pogba all'inizio hanno detto tutti quanti che era che la Juve, no, li dopava. Quando non ho capito che la Juve era la parte lesa della vicenda e che però comunque avrebbe risparmiato un ingaggio, allora l'ultima che avevo letto sui social era che era una società legata a Exor, con una società legata a Exor, con paradiso fiscale probabilmente, che aveva dato al medico americano chissà quale bonifico per mettere quella roba in Pogba. Capite? Cioè, nel senso che se uno però vive il mondo con un colpevole che c'è sempre, questo Massimo può essere buono per il tuo libro che stai scrivendo. A proposito, a che punto stiamo? Stiamo Siamo, bene? devo scriverlo praticamente in. Devi solo scriverlo, ma poi ci siamo. Se finiamo questa diretta, diciamo che forse ho qualche speranza di Se farlo, uno però. vive sapendo già chi è il colpevole, perché tanto c'è un male assoluto, e io da questo male assoluto faccio dipendere tutto, e allora basta, cioè qualsiasi cosa viene interpretata così. Il fatto che Fagioli venga interpretato in questo modo, che maglia c'ha, strisce bianco e nero, allora ho capito. A me questo butta Ma giù guarda che un'intera. oggi tutti aspettano il Corona di turno o il giornale che lo dice solo pregando che non sia uno della sua maglia e per il resto pronto a prendere per in giro l'altro per questo. Non è così, Nicola, secondo te è così, cioè nessun tra tifosi intendo, non tra osservatori. Nicola, che ti aspetti come, se puoi fare riflessioni su questo, ovviamente, come tempisti? Abbiamo letto qualcosa, ma ci puoi fare un po' un punto di quello che hai capito indagando un Beh, po' sulla però questione? di cosa parliamo? Ora di fagioli parlavo, poi vedremo No, cosa ma dirà. della giustizia, Ah. anche qui, della giustizia ordinaria e di quella No, no, sportiva. dell'ordinario con tutto l'amore per lui ce ne, ci interessa il giusto. Dicci della sportiva. Ma il fascicolo dovrebbe essere stato aperto inizio settembre, fine agosto, quindi sono 2 mesi di tempo. Quindi entro Entro i fine due mesi ottobre. bisogna arrivare al deferimento o all'archiviazione del caso. C'è la collaborazione totale da parte del giocatore e dei legali. Io penso che nel caso in cui
se arrivasse a deferimento ci possa essere un patteggiamento pressoché immediato, ritengo a questo punto. Credo che non si debba andare oltre, mettiamola così, la prossima sosta, Ok. per le nazionali, di sosta in sosta. L'obiettivo. Vediamo. Io non amo Però non Nicola. credo che si andrà troppo per le lunghe per arrivare a una decisione. Nicola, io non amo per niente, tu lo sai, anzi ne faccio battaglie criticando molto anche tanti tuoi colleghi quando mi cominciano a dire prenderà 2 anni, 10 anni, 27 anni i pronostici sulle sentenze. In questo caso, se lui ammette, se collabora, se mostra di fare un percorso di anche per uscirne, se il massimo fosse 3 anni, cioè possiamo immaginare che l'obiettivo eventualmente, ripetiamolo, ove fosse tutto vero, lo diciamo ancora una volta, se no potrebbe essere quello di compromettere semmai una stagione, non due o tre, no? Circa una senza. Credo che siamo sull'ordine dei mesi, non di più. Poi bisogna, è tutto da dimostrare il fatto che abbia effettivamente scommesso sul calcio. Poi Però questo sappiamo pare che bene, lo, non lo so, è pare. chiaro che un conto è scommettere su faccio tutti i livelli e vado solo per ragionamento. Un conto è scommettere su una partita della Juventus, un conto è dello stesso campionato. Un conto è del campionato della Nuova Zelanda piuttosto che del Belgio. È vero che sono tutti sotto l'egida della FIFA, però è ovvio che ci sono dei livelli Aggravanti e di attenuanti, gravità diciamo un po'. differenti. Certo. Andrea, Massimo, io ho una domanda per sì, te. Ho vai, vai. una domanda per te. Proprio perché conosco la tua posizione sul garantismo, ti volevo chiedere di raccontarci, di spiegarci in maniera molto semplice. Il punto di vista della Juve, perché alcuni non hanno, secondo me, capito sulla vicenda Fagioli. Cioè, se è uscito fuori che Fagioli viene addirittura sentito in procura il 30 di agosto, eccetera, eccetera. Io credo che se Fagioli non è scemo, presumibilmente sarà andato dalla società, lui o il suo procuratore, a dire: guardate che mi è successo un problema, no? Quindi con ogni probabilità gliel'avrà detto. Quindi la Juve probabilmente da fine agosto, ora mercato chiuso, mercato aperto, non lo so, gliel'avrà detto. E la Juve in tutto questo non è, cioè, cerchiamo di far capire cosa è successo, non è che ha protetto la notizia, eccetera, e che non è il suo compito. Spieghi un attimo bene che è successo. Allora, quello che capisco io, ovviamente veramente non ho, ma che Nicola sicuramente avrà altre, le mie sono più Io sono più informali informale. e aleatorie di notizie, però quello che risulta a me è, tanto, molta, 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 molta smentita secca sulle coronate di ieri, ripeto, la Juve sa, ma copre da un anno, l'ha messo fuori rosa, c'è questo problema, questo assolutamente no, questo arriva a me proprio in maniera molto forte e chiara, come dire, non è che poi ogni cosa viene detta, soprattutto da alcuni personaggi. Sia Vangelo, perché magari siamo là tutti attenti, non è così assolutamente. La Juve non sa di questa questione, appunto da un po', non so da quanto, per queste vicende che mi dici tu, anche perché sono stati contattati, non so chi, dalla procura, o comunque Fagioli è andato tempo fa, non sa neanche le persone con cui ho parlato io, poi l'avvocato saprà e tutto, che tipo di scommesse sul calcio altrove, però si suppone, visto che è andato a parlare in federazione Fagioli, che fossero quelle. E la Juve è pronta a collaborare nel massimo, nel modo più trasparente possibile con la procura, col ragazzo, se lo prende non so, sotto la propria attenzione, assolutamente lo tiene, lo protegge, lo vuole che se c'è un problema ne esca e vuole che lavori per questo, perché ribadisco, è la priorità assoluta, ma in questo momento non c'è né una caccia ai fantasmi o complottismi vari. Fagioli credo che venga, peccato, usiamo questo termine, perché c'è un'inchiesta sul sito che era illegale, su cui lui eventualmente faceva queste cose, e quindi non c'è una caccia alle streghe, non c'è un sentirsi così, c'è la volontà di farlo uscire nel miglior modo possibile da questa grana. Poi la gravità, non la gravità, a me non l'hanno detta, non so se la sanno loro, non l'hanno già condannato parlando con me, però non c'era questo clima da dire, ecco, ce l'hanno tutti con noi. C'è una cosa che una procura passa. Peraltro devo dire stavolta il modo per i primi mesi è anche in modo piuttosto silenzioso, perché se da fine agosto Fagioli ha parlato e nessuno lo rende noto, è una di quelle cose che noi che critichiamo spesso il contrario dobbiamo apprezzare. Ecco, ora se si fermassero tutte le voci giorno dopo giorno mi piacerebbe, però fino ad oggi devo dire che sì, c'erano voci, come dice Nicola, su Fagioli così, ma nessuno ha mai scritto nulla, nessuno ha mai detto nulla di concreto. Quindi no, l'atteggiamento è molto laico della squadra, pronta a proteggere in tutti i modi Fagioli, aiutarlo in tutti i modi se ce ne sarà bisogno uscirne, e a lavorare per trovare l'accordo se ci sarà il tentativo migliore in assoluto per lui. Solo questo, ma nega assolutamente
ripeto le coronate di ieri fuori rosa, detto, ma Fagioli, aggiungo una cosa, dai, vai. Collaborazione per trovare il miglior accordo possibile e accompagnandoli in un percorso probabilmente già iniziato per affrontare e risolvere. Ecco, vedi, appunto, è quello che appunto non mi è stato detto esplicitamente, ma c'è la volontà di aiutare. E poi lui... anche perché, ripeto, qua si sta parlando di una situazione differente da altre. Non è una questione, non vorrei creare confusione, ma per intenderci, come il caso legato alla positività di Pogba, dove poi devi trovare, devi anche andare, tu sei in realtà addirittura parte lesa nei confronti del giocatore, se dovesse essere, se poi al termine di tutto l'iter dovesse addirittura essere riscontrata l'intenzionalità, questo non lo possiamo sapere. Ci sono novità là, Nicola, sul discorso Pogba, oppure siamo un po' fermi? Entro domani deve o presentare memoria difensiva o dichiarare che o accettare o chiedere di essere interrogato dalla procura. Trapela devo... qualcosa oppure sul tema non sono argomenti che anche lì è complicato, non è semplice. Non credo in questo caso, ma anche perché lo dice lo storico degli ultimi anni, l'ipotesi patteggiamento sullo sfondo, difficilmente la procura antidoping arriva ad accettare un accordo di questo tipo finché non si arriva a dirimere la questione legata all'intenzionalità o alla non intenzionalità. In questa situazione, anche lì tra detti e non detti, fin dall'inizio c'è sempre stato abbastanza pessimismo su come possa andare a terminare questa situazione. E a gennaio che succede, Nicola? A gennaio succede che secondo me ci sarà un mercato attivo da parte della Juve. Uno? Due? Se Fagioli sarà squalificato, se Pogba sarà squalificato, diamo. Io mi aspetto allora, non mi aspetto in questo caso, ma non... è vero che non me l'aspettavo neanche 2 anni fa, però non mi aspetto in questo caso che l'effetto aumento di capitale possa portare a un altro colpo alla Vlahovic. Io ritengo che gli investimenti grossi sul mercato possano esserci comunque solo in estate. Se non a fronte di una cessione, comunque con la certezza della partecipazione alla nuova Champions e il fatto che possa riattivarsi un meccanismo virtuoso dal punto di vista anche sportivo della macchina economica. Credo che però quelle famose opportunità di mercato la Juve le stia cercando e le stia valutando. Io non so se possano arrivare 2 centrocampisti o magari un centrocampista più un esterno di fascia destra più puro per gestire diversamente anche McKennie, o se si possa cambiare qualcosa. Molto dipenderà da cosa dirà la classifica e le condizioni della squadra a fine dicembre. Nicola, allora Allegri, che il mercato di gennaio è un mercato particolare in questo caso, perché anche non un grande investimento, perché un grande investimento dovrebbe essere legato magari a un giocatore giovane che rischia di non avere il tempo di essere subito inserito. Certo. Si dice sempre, ma non è perché Allegri voglia un giocatore pronto, ma perché a gennaio non è tempo. Se tu arrivi a giugno, hai soltanto 2 mesi in ambientamento, anche soltanto per imparare un po' la lingua, piuttosto, o chissà che cosa, comunque tutti gli aspetti ambientali. A gennaio o giochi subito, la stagione è finita, e quindi si cercano dei profili di un certo tipo. Nicola, C. Paul ti dice, digli, non chiedigli, digli di smentire Bernardeschi. Cioè non ti sta chiedendo una notizia, lui ti sta dando un ordine, ha detto digli. Allora, ma se è un ordine eseguo, che devo fare? Esatto, contestano gli ordini. Tu, esatto. Però allora, compiscilo, ti prego, perché qui siamo Paul ti ha detto digli di smentire Bernardeschi, quindi... Prego, non lo so. No, scherzi a parte, hai notizie in tal senso oppure non lo sai, non hai news? Io credo che in questa fase, questa è una fase in cui si mischiano tutti quei giocatori che vengono proposti dagli intermediari e quelli che in realtà vengono contattati. Questa è una fase in cui si propongono i giocatori e vengono valutati.
capisco lo scetticismo di tanti tifosi che vedono accostato il nome di Bernardeschi alla Juve e dicono: no, vabbè, basta. Nicolò Siviglia è considerato uno della rosa adesso sempre di più o ancora no? Non proprio. Con Guarda, rispetto per lui, ovviamente, ragazzi, chiaramente. allora, un anno fa stavamo facendo lo stesso discorso su Fagioli. Perché Fagioli prima di fine ottobre non aveva mai visto il campo praticamente, prima della partita con il Lecce. L'opportunità non l'ha ancora avuta. Se non dovesse arrivare un'opportunità poi ben giocata e un inserimento nelle rotazioni, andrà via in prestito a gennaio o verrà utilizzato come contropartita. È evidente che in questo caso sia l'ultima scelta, ma di tutta la rosa, non soltanto delle rotazioni a centrocampo. Certo, boh, per carità, è solo la differenza tra essere un ottimo giocatore di discreta squadra ed essere la Juventus, però in un momento di emergenza che non riesca a fare, è vero che giochiamo una partita a settimana per ora, però che non possa fare 10 minuti, 15 per farli sentire il campo in un momento di emergenza, sanno dell'emergenza Fagioli, non lo so È esattamente. anche vero che in questo momento a centrocampo ci sono due elementi che non escono mai. Sono Locatelli e Rabiot. E nella terza casella sta alternando Miretti e Fagioli. Finché c'era Pogba, c'era anche Pogba. Nel momento in cui c'è stato bisogno di cambiare qualcosa, ha messo McKennie nel derby. Quindi se noi pensiamo che le rotazioni riguardano una sola casella, sono anche tanti. Nicolò Siviglia è anche un giocatore che, per quanto fosse giovanissimo, Allegri conosceva già, che ha ritrovato in estate e l'ho anche visto maturato, cresciuto, pronto. Altrimenti, come sono andati via altri, sarebbe andato via pure lui. Credo che molto dipenda dal fatto che, appunto, a Locatelli e Rabiot non rinuncia mai e a quel punto sono in tre o quattro a giocarsi un posto e per lui non c'è spazio. Secondo me non è che abbiamo una enorme emergenza numerica considerando anche Nicolò Siviglia e considerando Sì, eventualmente qualcuno della next stage. Non è ricorda, una cosa scusami Andrea, che Rabiot è diffidato, come ricordava, ora ve lo faccio vedere, la pigna di Montero, ricorda che magari basta che si fermi per un po' Locatelli, cioè poi ti trovi senza nessuno, nel senso, non lo serve, so. secondo me, questo è il classico caso in cui serve qualcuno. Però qualcuno da inserire nell'11 titolare, non serve qualcuno che faccia rifiatare gli Esatto, altri. questo c'è. Cioè, allora, se ne facciamo un discorso di qualità, perché ci manca quel centrocampista che noi vorremmo e che oggi purtroppo Miretti non fa come noi 2 anni fa speravamo che avrebbe fatto, allora è un discorso. Cioè, ti dici, ho fallito su Miretti, al posto di Miretti voglio, non lo so, Pinco Pallo, e allora va bene. Ok, questo lo capisco. Ma prendere uno per far numero, perché Miretti potrebbe farsi male, ma chi se ne frega? Questo è il mio punto di vista. Cioè, non ne Ma io faccio una credo questione che quella normativa. sia la linea della Juve ormai chiara già da un paio di anni. Se serve soltanto qualcuno per far rifiatare, per allungare la panchina, ce l'hai next gen. La Juve a gennaio credo che interverrà, ma interverrà per cercare un titolare alle giuste condizioni, che è un giocatore che possa, già pronto che possa arrivare in prestito. Poi in questo momento si stanno valutando tanti profili, ma io credo soprattutto in ottica futura. Al 12 di ottobre credo che sia più facile provare a trovare una quadra su un nome come Højbjerg o Samardžić, completamente diversi, ma che possano muoversi per vari motivi anche in prestito, che non su Thuram, che rimane a oggi forse il principale obiettivo per il centrocampo, ma prevede un investimento importante ed è difficile che questo investimento possa essere fatto già a gennaio. Andrea, siccome tu hai parlato con Giuntoli, secondo te Thuram potrebbe essere un'idea? Non posso dire niente. Dai, no, io sono come Montblanc, non faccio mercato. Però No, ridi, veramente. scusa. Non lo posso dire, non lo posso dire. Penso che Giuntoli, io ve l'ho detto, un nome che mi ha fatto Giuntoli, ci ho messo 40 minuti a ricordarmelo e ne ho cercati 4 o 5 con nomi simili perché no, non mi ricordavo come si chiamasse. Quindi, no, secondo me, lui viaggia sul suo pianeta. Il pianeta Giuntoli è diverso dal mio. E gli hai Questo chiesto di Thuram, no? 3:37, è ora da andare quasi quasi, eh.
Beh, una missione. Ma la Juve in estate su Thuram, se fosse riuscita a sbloccare una di quelle famose cessioni, si sarebbe fiondata. È tanto tempo che su Thuram. Poi è ovvio che non arriveranno tutti i nomi di cui parliamo. Ti risulta, Andrea? O ti risulta qualche riserva della Non so, Juve su c'ho Thuram? una comunicazione che va e viene, non Riesce a sentirci, non riesce a sentirci. riesco bene a capire. Non... È peccato, proprio ora che 50 parlavamo. e 50, direi. Ecco. Qualcuno ordini a Sarubi di confermare Thuram. 50 e 50. Esatto, digli di confermare Thuram. Digli di confermare Thuram. Che Va roba. bene, Massimo, io direi che insomma oggi dai, è stata una cosa che, a parte le cose tecniche, devo dire che la tecnologia oggi non ci è venuta in No, non ci ha soccorso, perché aiutato. prima c'era il problema del professor Giordano, che però devo dire che quando senti un uomo di 80 anni che si commuove, cioè gli basta nominare la parola Juve e ha chiuso Incredibile. quasi Ha detto: vi piangendo. prego, portatemi ancora lì, cioè, Ma secondo ragazzi. me, Massimo, questo ci ha scambiato per persone della Juve a noi, capisci? Cioè, tu ormai purtroppo ti sei fatto una fama che non corrisponde No, a ma verità, io questo non l'hanno capito ancora. noi non possiamo nulla, però il buon socio sforzi ora, poi non so se abbiamo messo in mezzo loro la grande, ma era giusto così, e quelli ce li hanno i bigliettini per gli ospiti, ogni tanto una sorpresina gliela devono fare ormai. Va bene, quindi niente. Allora, possiamo salutarci E qua poi perché... Massimo Carrera, che impressione vi ha fatto? È che è un furbacchione, che le due o tre domande che gli ho fatto io ho svicolato. Per esempio, secondo me lui Chiesa non lo metterebbe seconda punta, però questa era la mia domanda successiva, ha detto ne parliamo la prossima volta. Allora, Leccesi dice una cosa. Leccesi è veramente un cinico, non solo quando parla di Allegri e rompe le scatole su queste cose. Dice: grande professor Giordano, davvero grande, però si può andare allo stadio anche senza socios. È veramente un... cioè, ma Ma non Leccesi so. dice così per motivi territoriali, probabilmente, perché il professore è di Bari, capito? Quindi chissà. Allora, il box Juventus quando inaugura presto, insomma, la fretta di chiudere il collegamento, Sarubi. E Sarrubio, Nicola... questo vedi, mi hanno chiamato in ogni modo nella vita, in ogni modo, pure quando ero deputato mi chiamavano Sarrubi con due R, no? Ma qua Sarrugia non mi avevano ancora chiamato. Allora, è di scarsa qualità. Questa è una discussione che abbiamo fatto con Massimo varie volte. Potrebbe voler dire uno che io me la metto davvero e lui invece se la mette solo per fare il fighetto in televisione. Quindi io invece ci vado in giro, eccetera, eccetera. Quindi la mia ha molti più lavaggi della sua. La seconda è che Massimo sta con una tecnologia altissima dentro questo suo studio personalizzato che voi vedete con tutte luci, lucette, cioè c'è tipo il trucco di Barbara D'Urso, capito? Ste robe qua. E io invece, come vedete, sto qui in terrazzo con delle luci assolutamente naturali. Quindi questi potrebbero essere i due motivi. Scegliete voi quello che preferite. Senti, ti chiedono Nicola se secondo te Højbjerg, che piaceva a Conte, può essere in qualche modo legato a una suggestione anche. Ha una suggestione di mercato il fatto Ha che si arriva a Højbjerg e perché arriva Conte? una suggestione mista, diciamo. No, credo che Conte non c'entri nulla, però Højbjerg è uno di quei giocatori che sta cercando squadra col cambio. Nell'era post-Koglu è una riserva, sta proprio giocando sempre sul campo di partita, sta cercando squadra. È ovvio che Højbjerg, che si muove in prestito con diritto di riscatto, può corrispondere a uno dei profili che possono mettere tutti d'accordo alla Juve per gennaio. Højbjerg, che costa 25-30 milioni, credo che non arriverà mai alla Juve a titolo definitivo a gennaio. Certo, cioè abbiamo dato via Zaccaria e prendiamo uno che costa più No, di appunto, e Zaccaria. anche lui di 28-29 anni, di 28, 29 anni, credo. 28 anni, 95 se non sbaglio, Sì, esatto, esperienza 29. internazionale, è quello che vogliamo. Torniamo a ripetere, io non credo una Juve faccia un investimento per gestire un'emergenza. A gennaio verranno valutate le opportunità. E se proprio perché in uscita, in rotta, quello che vogliamo, dovesse potersi muovere in prestito a gennaio, diventa tutto un altro tipo cambia l'interesse, cambia anche la posizione della Juve. In questo momento sono gli intermediari che stanno facendo il giro d'Europa e sono passati anche dalla Continas. No, no, ci dice Entourage dell'Entourage, ci dice sta cosa che a 28-29 i giocatori sono vecchi andrebbe rivista. No, è che in questo momento l'investimento Juve di 35 milioni su un 29enne che non è bravo, molto bravo, ma anzi 200 partite in Premier League, 70 con la nazionale danese, però insomma è un po' fuori mercato per questo momento della Juve, in altri periodi magari in Ma questo, come poi dice... ricordiamoci il mercato appena concluso della Juve, è arrivato UEA e basta. Ma Samardzic, Nicola, è una nostra suggestione oppure Samardzic è un nome che gira in ambito Juve, per quanto ti risulti? È un nome che gira, però è uno di quei nomi, che
che non porta con sé la certezza del fatto che tu prendi Samardžić e in questo sistema di gioco ti sai esattamente dove metterlo. Però è anche vero che è giovane, ha tanta qualità, può fare la mezzala, inserisce, perché quello che sta facendo, quel lavoro che sta facendo Miretti in questa fase, probabilmente Samardžić ce lo può fare, lo può fare. Bravo, e che farebbe McKenny, Miretti, cioè è uno che ti garantisce un po' di gol, di tiro da fuori, un po' di cose che la Juve senza calci bomba. Che sa battere i calci piazzati. Che è una Sancho situazione... è un nome folle? Come? Sancho? Non lo so ancora, credo che anche lui faccia parte di quel pacchetto alla Højbjerg, è in rotta con il club... Ma anche qui, pure andasse via in prestito, poi però si parlerebbero di riscatti a cifre veramente importanti. Ed è un tipo di giocatore che deve convincerti, deve piacerti. Facciamo così: siccome ho fatto tante domande a Nicola, ne faccio una ad Andrea. Te la fa Pippo Minolfi, che dice: Sudakov anche a gennaio? A parte la rima tragica e questa sorta di battuta tragica. Di Sudakov sai qualcosa tu, Andrea? Cioè, hai mai sentito? Come? Di Sudakov, il giovane ucraino. Ucraino, vai. Ma gioca a calcio? Sì, un calciatore? È un bravo calciatore dello Shakhtar. Ah, ok. Shakhtar, ah, ok. Devo vederlo, in che ruolo gioca? Non lo so, tu non sei nulla, insomma. Niente, proprio niente, zero. Vabbè, che ti devo dire? Sarubi non sa mentire, dice qualcuno. Sudakov, pista calda, dice qualcun altro. Pista calda. Vabbè, ragazzi, è uno che suda tanto. Sudakov tanto, mamma mia. Sudakov è fortissimo, Sarubi fa il furbetto. Tanti messaggi. Ragazzi, vi ringrazio. Nicola, mi dici un po' che ti aspetti ora come tempi. Cioè, tu ti aspetti, mi dicevi, entro una quindicina di giorni, deferimento o meno, e magari... Oddio, credo che... Scusami, Nicola, se ricordo bene, ne parlavamo sulle plusvalenze. Io non faccio diritto sportivo... Però si possa arrivare addirittura a una richiesta di patteggiamento pre-deferimento. Sì. Era così sulla Juve. Quindi magari. Sì, sì. Si potrebbe. Forse se è andato a parlare, a denunciarsi, a fare, forse gli conviene dire: boh, io ammetto tutto, cerco di uscirne, faccio, sono venuto io a parlarvene, chiedo il patteggiamento, l'articolo X lo prevede, c'è una riduzione, io vi chiedo X mesi. Cioè, questa potrebbe forse prima ancora il deferimento a questo punto, Nicola. Sì, io credo che sul fronte, stiamo parlando di Fagioli ovviamente, credo che si possa, che questa sia la strada più probabile. Senti, la Juve, io non so in questi casi come funziona il diritto sportivo, eccetera, però anche in questo caso mi sembra che la Juve possa essere parte lesa. Dopodiché io credo che in questo caso con Fagioli non vogliano abbandonare. No, non voglia, perché è cresciuto con la Juve, perché magari ha un problema serio davvero. Mentre è un patrimonio, sì, invece sono più arrabbiati per due motivi: il primo è perché lo pagano uno sproposito, e il secondo perché già hanno litigato l'anno scorso su operazione, non operazione menisco. Sono due situazioni completamente diverse. Sì. Joe Zag, certo che ti vedo, Joe Zag, ovvio, grazie di tutto, siete mitici, ragazzi. Massimo, mi sono perso una parte di puntata, ma la cosa della Juve che sapevano la denunciata, Rossella, ti ho detto che l'unica cosa che so io, proprio in qualche modo umili fonti così, è che la Juve è molto molto invece dura su questo, dicendo mai messo Fagioli fuori rosa, assolutamente non sappiamo nulla, non sapevo neanche su cosa scommettesse, eccetera eccetera, lo accompagnano in questo processo di uscita dal problema, e questo ti fa sapere la Juve, ragazzi, vedremo un po' le cose, non andrei a terrorizzarmi, ragazzi, su tutta la paranoia, lo capisco, però vediamo un po', tra poco uscirà il nome, vediamo chi gioca all'estero, Tonali, Zaniolo, Bonucci. Vedremo un po', ragazzi, dice qualcosa anche di Juve, dirò che uno più importante, Juve gioca all'estero, chi è? È solo Bonucci, boh, non lo sappiamo, Tonali si parla. Adesso, scusami, quindi adesso il paletto è Juve gioca all'estero, cioè ex Juve gioca all'estero? No, aveva citato anche Juve, ieri aveva detto chi giocava all'estero, così, nomi che girano, ma non è mai bello fare nomi che girano, sono questi di Tonali e compagnia, però vedremo un po', dai ragazzi, molto sgradevole fare anche nomi, lo dico solo perché tra poco tanto li dirà e quindi non rivelo nulla, quindi tra poco smentirà le cose che stiamo dicendo e valuteremo, però ripeto, attenzione, lui ha notizie da fonti, dal deep, dal mondo un po' profondo così, e va bene, e ce le ha, e quindi qualche scoop lo fa, lo indovina, lo dice. Ma la Cassazione è un'altra cosa. Esatto, però attenzione, non è che se tra mezz'ora dice, ragazzi, sappiate che, dico a caso, Bonucci faceva, lui ha detto dalla panchina, uno scommetteva contro la sua squadra, cioè calma, accertiamo come, dove, chi, quando, ma perché,
ma che ne sai? Perché la Juve a oggi non è minimamente stata chiamata, coinvolta o qualcosa su altri giocatori. Questa è l'altra garanzia che posso dire io, se mi hanno detto la verità. Mm. Poi scopriremo tutto il resto tra poco, vediamo un po'. Fatemi ringraziare. Pare 13 minuti, perché adesso ha rilasciato pure un'intervista alla DN Kronos. Ah, non è più le 18, sono le 16. Quindi alle 16 faccio i nomi di due calciatori, i più importanti della Serie A che giocano in nazionale. Ho una richiesta che, se viene ragionata veramente, deve fermare tutto il calcio italiano. L'annuncio di Fabrizio Corona all'ADN Kronos. Vediamo un po' che altro riesco a leggere. Però io chiedo a voi giornalisti, lo dico davvero senza ironia, è giusto, perché qualcuno ci sta scrivendo: ma perché stiamo parlando di Corona? La verità è che attendiamo tutti di sapere chi sono questi due nomi. No, punto. No, vi chiedo, però è per me la curiosità. Poi dopo, da qui a parlare di colpevolezza, insomma, ce ne passa un bel po', insomma. Rossella dice: aspettiamo i nomi, mancano 12 minuti, restate in live, dice, restate no, in io devo andare a prendere il bambino a scuola, mi spiace per... ma tu puoi tranquillamente chiamare a scuola e spiegare il Corona. Se qualcuno può impormi di andare a prendere esatto, tu devi dire a scuola: Corona sta per dire i nomi, potete tenerli a scuola una mezz'oretta sequestrati. Esatto. Se ferma il calcio potrebbero fermare anche esatto. Nicola, dai, intanto ti salutiamo, allora ti ringraziamo, così il bambino non aspetta in mezzo alla strada. Mi sembra una buona soluzione anche di sicurezza pubblica. Ora vedo cosa riesco a fare con Sarubi io, va bene. Cioè, dobbiamo andare avanti fino alle 4. Ciao, ciao Nicola. Nicola Valice, grazie mille Nicola, grazie.